Codice della strada, sicurezza stradale, anno nuovo 2022. C'è un passo importante sull'obbligo di countdown relativo ai semafori e agli incroci pericolosi, ma non basta. La distrazione domina sempre di più quando una persona guida in strada, in autostrada. Ci sono problemi di abuso di alcol, insomma ci vuole una stretta, ma una stretta veramente seria anche per cercare di educare meglio chi usufruisce della cosiddetta micromobilità, monopattini, biciclette nelle strade. Onorevole Alessandro Morelli, Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, si occupa di sicurezza stradale. Partiamo dal countdown. Di cosa si tratta? Grazie per questa opportunità. Il countdown molto semplicemente è quella letterale cronometro che sostanzialmente permette di segnalare ai pedoni e non solo quanti secondi mancano per il cambio di verde, rosso, insomma di segnale semaforico. Questo è molto importante perché chiaramente è un passo avanti sul fronte della sicurezza stradale. Per quanto riguarda il codice della strada, la stretta auspicata, l'educazione stradale che può diventare, anzi deve diventare, a mio modesto parere, obbligatoria nelle lezioni scolastiche. Guardi, mi coglie proprio su un punto su quale stiamo lavorando con il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso. Infatti, da pochi mesi è oramai legge la possibilità, anzi l'obbligo per le scuole di insegnare l'educazione civica. Con il sottosegretario Sasso alla scuola stiamo ragionando proprio perché all'interno dell'orario dell'educazione civica ci siano alcune ore dedicate al codice della strada, perché i ragazzi, i più giovani, possano apprendere quelle che sono proprio le regole basilari per quanto riguarda l'utilizzo delle strade, con il concetto, lei faceva giustamente riferimento ai monopattini, che questo strumento, che è uno strumento oggettivamente di moda, soprattutto nelle grandi città, è un oggetto che una volta che entra in strada non è più un giocattolo e allora per questo bisogna usarlo con la testa. Quindi il codice della strada sarà uno dei temi centrali del vostro impegno quest'anno. Guardi, già abbiamo cambiato alcune norme del codice della strada, il Parlamento non ha inteso inserire tutte le proposte che io per primo ho fatto, ma sono convinto che riuscirò a convincere i colleghi parlamentari nella necessità, per esempio, sul tema dei monopattini, all'obbligo del casco, dell'assicurazione e ad una stretta che non deve essere vista come una sorta di reprimenda, ma semplicemente in un nuovo modello di regolamentazione su un mondo che ad oggi è sostanzialmente completamente anarchico. Dall'altra parte abbiamo inserito nel codice della strada l'obbligo per i comuni di sostanzialmente delimitare i luoghi di parcheggio di biciclette e monopattini in sharing, la possibilità, che è una grande innovazione che sembra facile da dire, ma poi nel farlo invece è stato più complesso di quanto possa sembrare, la possibilità per le persone che hanno un pass invalidi, per esempio, di parcheggiare nelle strisce blu nel caso in cui le postazioni a loro dedicate fossero completamente occupate. Questa è un'innovazione che permette alle persone che hanno questo tipo di pass e quindi un diritto di accedere allo diritto che a volte viene negato da persone che veramente non hanno alcun rispetto del prossimo. E poi è importante anche ricordare che il tema sicurezza non deve essere usato dai comuni per fare cassa, ma la rendicontazione degli incassi, degli introiti, delle multe deve essere investita in un'ulteriore infrastruttura di sicurezza stradale nei vari comuni. Se mi permette, proprio su questo siamo riusciti e lo abbiamo fatto diciamo, con un forte impegno, perché lo devo ammettere, anzi lo devo segnalare, l'Associazione dei Comuni Italiani non era completamente favorevole alla nostra proposta, e cioè quella di inserire l'elenco dei comuni che rendicontano, perché obbligatoriamente i comuni devono rendicontare su come spendono i proventi delle sanzioni amministrative legate alle multe. Il 100% dei soldi legati alle multe da autovelox devono essere indirizzati verso la sicurezza stradale, il 50% delle altre multe devono essere sempre indirizzate alla sicurezza stradale. Molti comuni non rendicontavano, oggi, grazie al nostro impegno, i comuni non solo devono rendicontare, e ad oggi siamo arrivati a oltre 6.000 sugli 8.000
comuni che rendicontano. Dei 2.000 mancanti ci sono state delle segnalazioni da parte del Ministero dei Trasporti nei confronti della Corte dei Conti, perché giustamente se il cittadino sbaglia deve essere immediatamente sanzionato, e io e lei e i nostri ascoltatori in questo momento sappiamo perfettamente quanto i comuni giustamente siano celeri nella ricerca di chi non rispetta il codice della strada, ma altrettanto il cittadino deve sapere che un comune inadempiente deve essere adeguatamente sanzionato. E poi non diciamo ubicare lungo le strade dei cosiddetti autovelox tranello in zone dove è impossibile rispettare certi limiti. E poi c'è anche il problema delle cunette, i dossi pericolosi. Alcuni sono veramente a rischio di motociclisti perché fanno un effetto trampolino. Motociclisti, ma anche dei mezzi di soccorso che, come sappiamo, hanno la necessità di correre nel più breve tempo possibile verso l'ospedale o altro, e che lì invece devono rallentare. Rischiano di fare un incidente. Esatto, mentre sugli autovelox c'è un tavolo aperto, l'abbiamo aperto proprio il mese scorso con tutti gli interlocutori, quindi ancora l'Associazione dei Comuni, la Polizia Stradale, quindi il Ministero dell'Interno e i tecnici del Ministero dei Trasporti, perché innanzitutto ci siano delle omologazioni, che finalmente siano omologazioni vere e in tutta Italia, e dall'altra parte quindi maggiori controlli rispetto a chi deve effettuare questi controlli, quindi controllare coloro i quali poi ci sanzionano, e dall'altra parte mettere delle parole chiare, perché purtroppo quando ci sono state eccessive interpretazioni, sappiamo perfettamente che in Italia insomma l'interpretazione è il meglio per la burocrazia, no? Bene, grazie e buon lavoro al vice ministro Alessandro Morelli. Grazie a tutti voi per questa opportunità.